Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovo video, un pochino insolito come assaggio perché andrò ad assaggiare ben due tipi di caffè istantaneo australiano che qui va moltissimo di moda e che io so già che molto probabilmente non mi piacerà. Io ne ho già provato uno che è quello della Nescafè, che è un miscuglio, un blend particolare che fanno qui in Australia, mi pare che sia tipo chiamato Blend 43, una cosa del genere. Non è particolarmente buono per me, acqua sporca, essendo italiana. Qualche giorno fa sono partecipato ad una sorta di lotteria e mi hanno dato queste due bustine che adesso vi presenterò di caffè istantaneo. Allora, la prima che vi faccio vedere, questa qui, è Amore, come vedete, Premium Instant Coffee. E appunto è questa qui, la prima. Mentre la seconda è un pochino più, forse un pochino più professionale, ed è questa che è Millicano come marca. E dietro, vabbè, poi ha tutta la spiegazione anche come farlo, eccetera, eccetera. Adesso quindi vi porto in cucina, ci prepariamo le due belle tazze di caffè e poi torniamo qui e le assaggerò per voi. Eccoci qui, il primo caffè, inseriamo il contenuto della bustina e adesso poi ci mettiamo l'acqua che ho fatto appena bollire nel bollitore. Devo dire che il profumo non è malaccio, però comunque sia, non penso che mi piacerà. Stesso procedimento anche per il secondo. Inseriamo il contenuto della confezione e poi andiamo con l'acqua, sempre bollente ovviamente. Questo qui fa un po' di schiumetta, quindi forse un pochino meglio dell'altro, forse. Vedremo comunque. Adesso torniamo alla postazione e andiamo ad assaggiare. Allora, primo caffè è questo qui, il caffè Amore. Adesso ho qui la mia tazza, andiamo ad assaggiare. Sì, infatti, come prevedevo, sa molto di acqua sporca. Non penso che. No, non so nemmeno come facciano a berlo qui in Australia questo tipo di caffè solubile, perché comunque sia non è paragonabile ad un buon caffè. Comunque sia, adesso assaggio anche l'altro. Ok, secondo caffè, questo qui, quello della Millicano. Che vi ricordo quando l'ho fatto lì, ho fatto un po' di schiumetta, quindi forse un pochino migliore. Infatti ha un sapore un pochino più da caffè invece che più d'acqua sporca, quindi se dobbiamo fare il confronto tra i due, metto giù la tazza che scotta, se dobbiamo fare un confronto tra i due direi che vince il secondo. In ogni caso, un buon espresso non ha mai fatto male a nessuno, anzi, è molto migliore. Per questo video assaggio e paragone tra due caffè solubili istantanei australiani è tutto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi nella mia avventura e per seguire anche gli assaggi, per saperli un pochino anche in anteprima. E vi ricordo anche che se il video vi è piaciuto potete lasciare un bel like. Magari condividetelo in modo tale da far scoprire qualche nuovo cibo a qualche vostro amico che magari deve venire qui in Australia o ha intenzione di fare qualche viaggio particolare. E magari commentate se volete richiedere qualche assaggio, se volete farmi qualche domanda, cercherò di raccoglierle e di farle metterle in un video oppure nel caso, se non ne ho molte, vi rispondo direttamente con un commento. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!